Un'occasione per esplorare le opportunità che le tecnologie quantistiche possono offrire alla crescita e allo sviluppo del territorio e come l'Università di Bari sta contribuendo a tale processo. Si è tenuto all'interno della Camera di Commercio di Bari l'evento Tecnologie Quantistiche per le Imprese. In Europa l'opportunità è quella di non perdere il treno, nel senso che c'è una straordinaria competenza scientifica in questo continente. Vogliamo evitare quello che è già successo col web. Il web è stato inventato dai fisici al CERN di Ginevra e tutti i soldi sono stati fatti altrove. Adesso sta partendo la corsa allo sviluppo industriale delle tecnologie quantistiche, quindi noi possiamo usare la competenza che abbiamo in Europa per avere impresa qui. Sembrerebbe un sogno, è realtà, perché già dopo la prima fase, i primi 5 anni della flagship, noi abbiamo le prime start-up europee che riescono a commercializzare computer quantistici, verranno installati nei centri di supercalcolo, e questo è solo un esempio di tutta una serie di tecnologie, anche comunicazione, sensoristica, in cui abbiamo la possibilità di tradurre la competenza scientifica, l'eccellenza in innovazione. Il convegno ha offerto ai partecipanti l'opportunità di approfondire diversi temi di grande attualità, come le prospettive del progetto PNRR National Quantum Science and Technology Institute, presentato dai coordinatori professor Saverio Pascazio e dalla dottoressa Gaia Greco e dal dottor Giuseppe Creanza, esperto di innovazione di Arti Puglia. L'iniziativa è stata organizzata dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con il Dipartimento Interateneo di Fisica Michelangelo Merlin e da Arti Puglia e si inserisce nella prima giornata della Summer School Quantum 2024. L'Università di Bari ha una lunga storia nel settore delle scienze quantistiche. Oggi stiamo vedendo la transizione dalla scienza alla tecnologia e continuiamo ad essere protagonisti. Siamo un polo importante all'interno del partenariato esteso sull'Istituto Nazionale di Tecnologie Quantistiche Italiane e stiamo facendo del nostro meglio per lavorare anche sulla formazione in questo settore, perché per le industrie è fondamentale avere nuovi scienziati e tecnologi quantistici che possano aiutarli a fare questa transizione. L'evento di oggi in effetti si inserisce in una summer school tutta dedicata alle tecnologie quantistiche che vede 80 studenti provenienti da tutte le parti del mondo e a novembre partiremo con un master pensato proprio per essere ponte tra università e industria.